in qualche modo. Ecco, in questa parte noi dobbiamo anche tenere presente tutto il non verbale, no? Per capire se una persona si sta coinvolgendo, ma mutatis mutandis, dobbiamo imparare anche a osservare il nostro non verbale, a capire anche su noi stessi come vanno le cose, capire quali sono le nostre reazioni neurofisiologiche. Perché è ovvio che se tu quando vedi una persona o interagisci con una persona o pensi di interagire con una persona, hai un'accelerazione del battito cardiaco, hai una sudorazione, magari arrossisci, ti vengono delle dermografie su qualche parte del viso, beh, significa che questa persona in qualche modo ti sta dando tensioni emotive, ti sta emozionando e quindi devi fare molta attenzione perché vuol dire che volendo o non volendo quella persona in qualche modo ti sta caricando, ti sta dando troppa energia e quindi tu tenderai, diciamo, a scaricare poi emozionandoti. Ecco, queste sono le due cose noi che dobbiamo imparare, imparare a gestire le emozioni che in qualche modo qualcuno ci somministra, le tensioni emotive che vanno oltre di fatti i sentimenti, vanno oltre le emozioni, ma imparare poi a somministrarle alle altre persone. E questo carico tensionale che rappresenta, salutiamo anche Betty Kotich, che poi rappresenta il patrimonio che noi abbiamo accumulato, dobbiamo farlo scaricare su, mettendo un vincolo, mettendo una condizione fondamentalmente. E questo è il punto fondamentale, sempre tenendo presente, diciamo, quali sono le, come possiamo dire, quali sono, gli obiettivi che vogliamo raggiungere fondamentalmente. Generare emozioni, è molto importante perché diciamo una volta che abbiamo ottenuto emotività abbiamo generato quello che in psicanalisi ad esempio si chiama transfert e questo è un punto positivo, no? Quando la persona diciamo quando la persona diciamo, come possiamo dire, l'abbiamo, salutiamo anche Roberta, l'abbiamo caricata emotivamente, no? Quindi abbiamo acquisito potenziale, abbiamo osservato che ci sono dei segnali di gradimento da parte di quella persona, allora possiamo iniziare a mettere i primi vincoli, i primi vincoli. Qua dobbiamo prestare molta attenzione al linguaggio non verbale della persona, perché se quando tu inizi a mettere qualche vincolo, ad esempio, ottieni degli scarichi di tensione come un raschiamento o una deglutizione, vuol dire che la persona vuol dire che non hai dato, vuol dire praticamente che non è andata a buon fine la verifica analogica, cioè vuol dire che praticamente tu hai chiesto qualcosa di cui non avevi ancora il potenziale per ottenere, cioè hai fatto una richiesta senza avere il potenziale, come se andassi in banca e volessi prelevare 1000 euro, ma sul tuo conto corrente ci sono soltanto 800 euro, i 1000 euro non te li danno, quindi devi ricaricare, diciamo, perché nel momento in cui tu chiedi, infatti non dobbiamo mai chiedere, salutiamo Gina De Cazzan, che ieri era presente nella live, chi non l'avesse vista c'era, poi non so che cazzo ha fatto, è sparita. Comunque, noi dobbiamo, diciamo, tenere presente che ogni volta che la persona non fa quello che vogliamo, noi dobbiamo rendercene conto prima, dagli scarichi di tensione, no? Quindi se noi notiamo che la persona, diciamo, da uno scarico di tensione. Quando diciamo senza ancora mettere dei grossi vincoli, dobbiamo ricaricare. Una volta che abbiamo ricaricato e osserviamo che la persona non ci dà segnali di rifiuto, allora possiamo dare degli stimoli, possiamo dare degli stimoli e possiamo mettere dei vincoli fondamentalmente. Ecco, questo come avviene quindi? È molto importante perché noi possiamo utilizzare questo tipo di comunicazione.